Per le cose che tu dicevi sulla teologia economica, e vabbè, io lì cercavo una ricerca archeologica che riporta l'economia trinitaria, il paradigma, cioè il governo divino del mondo, il governo profano. Però qual era il punto importante per me diciamo, un po' ciò che era in gioco in questa ricerca? Era questa differenza tra regno e governo, no? Anche lì mi pareva che la macchina politica dell'Occidente, lì politica in senso stretto proprio, abbia due poli. Il regno, no? Il sovrano e il governo. E nella tradizione della filosofia politica occidentale è sempre sul regno che ci si è concentrati, sul momento della sovranità, della legittimità, del regno. Ecco, quello che volevo mostrare è che no, che è un po' il contrario. No, per cui appunto criticavo anche queste analisi di origine rossoiana, per cui il potere fondamentale non è l'esecutivo, ma è il potere sovrano legislativo. No? Noi oggi vediamo che questo è falso. No? Noi vediamo che il potere esecutivo è quello che è importante, che non è importante Dio, è importante l'angelo, non è importante il re, è importante il ministro, non è importante la legge, è importante la polizia. Questo per noi oggi è evidente, se uno non è cieco, la polizia è il centro, una polizia che poi, come sapete, deriva da politica, no? E secondo i teorici della Polizeiwissenschaft è la vera politica. Capito? Quindi quello era per me quello che mi stava a cuore, non tanto criticare il polo Stato, il polo, la politica, insomma, volevo far uscire questo contrasto, insomma, questo fatto che noi siamo oggi in una situazione in cui il re regna ma non governa e l'essenziale è il governo. E quindi invece, certo, questo polo di legittimità è essenziale, cioè abbiamo il Presidente della Repubblica, c'è cioè la Regina d'Inghilterra, cioè, però appunto l'essenziale è il governo. No?